Tra pochissimo anche una, come dire, una sorpresa, una chicca, una cosa che è circolata molto su Facebook negli ultimi giorni. Non vi anticipo nulla, fai male. Non vi anticipo nulla, vi dico solo che è la testimonianza e l'affetto del Napoli da parte di un papà. Vabbè, non aggiungiamo altro, ne parliamo tra poco. Andiamo però al telefono 081 63 63 63, il numero da chiamare per prenotarsi. Pronto, chi c'è in linea? Ciao, da Alessandro, sono Gennaro da Milano. Ah, Gennaro da Milano, Gennaro da Milano, come stai? Benissimo, un saluto a tutti i tifosi del Napoli. Hai già acquistato il biglietto per il partitone del 28? Spero di andarci con mio figlio, però adesso sono ancora, perché mio figlio ha le sue lavora nell'ATM di Milano e ha più possibilità di trovarlo, però non lo so se benissimo riusciamo. Stai lì, Gennaro, stai lì perché abbiamo anche una tifosa in linea, così Francesca. Sì, sì. Buonasera a tutti voi. Ciao Francesca, buonasera. Ciao Francesca. Allora partiamo però da Francesca. Sì, perfetto. Naturalmente, no, mi sembra anche giusto, Gennaro capirà che dobbiamo fare la precedenza a Francesca. Sì, Francesca, esatto. Prima di dirci quello che avevi in animo di dire a Notte Azzurra, sì, mi rispondi a questa domanda: secondo te sono decisive, è giusto usare il termine, questo termine per definire queste due partite, Villarreal giovedì sera, Milano lunedì sera, queste due partite? Posso dare un suggerimento a Francesca? No, secondo me Francesca, mi dica. Ti voglio comunicare ufficialmente che Napoli è in Champions. No, te lo dico. Ah, perché, sì, l'abbiamo, cioè, l'abbiamo sottolineato. 8 punti in più dell'Udinese. L'Udinese 10 più 12 più 2000, siamo a 50. Ho visto la classifica perché sono una tifosissima e ho l'abbonamento da quando il Napoli è in Serie A. Quindi, diciamo, lo seguo molto da vicino, anche faccio i complimenti per le vostre trasmissioni sia televisive che radiofoniche. Volevo dire, per quanto riguarda, diciamo, gli impedimenti, in questo caso la squalifica di Lavezzi, credo che il Napoli debba andare oltre qualsiasi impedimento, perché la forza della la forza del Napoli più che nei singoli è nella squadra. E quindi bisogna andare oltre e provare a vincere nonostante tutto. Poi per quanto riguarda la partita col Catania, ha dimostrato quanto il Napoli sia in crescita, perché dimostra come mantenere un risultato di 1-0 con una squadra che si chiude con un catenaccio, un 4-5-1, si porta a casa un risultato positivo, più che positivo, e quindi è importante. Brava, brava Francesca. Attenzione, attenzione. Madame Anche Messier, se abbiamo sofferto, Madame Messier, stasera siamo tutti francesi con Canal Plus. Monsieur Samuel Chambrielot. Salute, salute. Allo San Fa de la Patrie. Le jour de gloire, lunedì, è arrivé. Contro l'urde la tirannie milaniste, mafia padà. Questa è la situazione, signori. Questi sono gli effetti di Namastu. È la marsigliese riveduta e corretta. Presidente Ciambriello, che sta a Sosa come Di Gennaro sta ad Amsic. Ieri cose non proponibili in TV che ho ascoltato in tribuna stampa. Parleremo con Ciambriello anche di Sosa tra poco. Però stai lì, Ciambriello, perché Gennaro non ha ancora parlato. Gennaro, sei d'accordo con Francesca? Sì, in linea di massima sì, anche se ieri abbiamo sofferto un po' troppo, Abbiamo sofferto, però l'importante è il risultato. Abbiamo sofferto un po' troppo. Ma che ce ne importa a noi, basta che arrivano questi tre punti. Non vuoi. Quello sì. In però questo momento la qualità del gioco non ce ne frega più niente. C'è proprio zero totale. Però sai cos'è? Che stai sempre scolpatemmatando l'animo che potevano capitare i colletti un momento e l'altro. Abbiamo sofferto abbastanza, anche perché eravamo un po' corto di, diciamo, di fiara, un po' stanche la squadra, almeno nell'ultimo 20 minuti, quarto d'ora 20 minuti. Poi posso, Alessandro? Sì, vai. No, ti volevo dire, prima che mi dimentico, sì, dato che io non vi ascolto più tramite computer, sarà da quando hai mandato in onda la canzone di Nino D'Angelo e quell'altra di allora prova adesso, mi dicono in cuffia che lo streaming funziona regolarmente. Ora con questa benedetta radio c'è questo problema da anni che ce l'ho, però poi a parte questo volevo supplicarvi
si parla del tutto per i tifosi che sono, che non sono residenti a Napoli e sono limitrofe, di vedere, di fare qualcosa per farci, per farvi vedere televisivamente a noi del nord. Allora ti dico, perché allora, siamo troppi che allora che per la diretta anche sul web della trasmissione ci stiamo organizzando, però ti assicuro una cosa, Gennaro, che comunque Notte Azzurra in TV la potete interamente rivedere attraverso YouTube esattamente dopo 12 ore, quindi a ora di pranzo domani è già rintracciabile su YouTube, e comunque mi dicono che siamo online anche in televisione. Sì, sì, allora sì. Gennaro, scusate, dove sei? Fai mettere www.canale34.com anche Radio Marta, anche dappertutto. Allora dimmelo di nuovo, www.canale34.com. bravo, okay. Oltre allo streaming su Radio Marte, www.radiomarte.it. Ho capito, ma anche Ciambriello allora, con la cravatta, ragazzi, ma salutiamo e ringraziamo Gennaro. Ciao, allora, Gennaro, aspetta. Grazie. Ciao Alessandro. Sì. No, volevo dire, vabbè, mi fate, volevo dire, sì, a parte tutto, ma mi sarebbe piaciuto molto avere, senti un po', dire alla società di non affidarci più a Sograssani, porco cane, che ci fa perdere tutti i cani. Ne parleremo, poi, ne parleremo. Non ho ancora trovato una causa che abbia vinto con questo avvocato. No, una l'ha vinta. Uno l'ha vinta quando ha levato le immagini. Sì, però le immagini gliele abbiamo date noi al canale 34, abbiamo scoperto. E in quella circostanza, scusa Gennaro, accadde, ne parleremo con Gianluca Vigliotti, qualcosa di simile a quello che è accaduto in questa circostanza, cioè delle immagini nuove arrivate direttamente. Le stesse immagini, ma fatte vedere in maniera più larga. Dove, come è accaduto nel caso Lavezzi, dove naturalmente sì, là sono state trattate, là c'è un mistero, ragazzi, c'è un le stesse immagini, chiariamolo, sono esattamente le stesse immagini, su quello nulla questo, ecco. Parlo di trattamento di immagini, certo. Grande novità però, il canale privato poteva entrare nello stadio, esatto. Adesso invece no. Ma in quella circostanza tutti i canali privati di immagini di Canale 34, perché si poteva entrare nello stadio. Erano immagini Sky, vedi, erano sempre immagini Sky, erano immagini Sky che lavorate ingrandite. Così noi come vedemmo una trattenuta di Legrottaglie a Zalaieta che non era stata vista nella sentenza. Il nostro buon amico Tosel scrisse che Legrottaglie non aveva procurato nessun danno nella caduta a Zalaieta, le immagini lo inchiodarono e in quel caso dovette naturalmente Napoli riuscì a vincere il ricorso. Quindi il parallelo c'è. Per analogia, uso un termine tecnico. Gennaro, ti dobbiamo salutare perché altrimenti ci accavalliamo. Gennaro, grazie. Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao caro. Quindi quello che diceva, per analogia, la Procura federale ha utilizzato quella tecnica. Esattamente, quel discorso, ha fatto un'esperienza di giurisprudenza, cioè quella cosa di Zalaieta è stata colta dalla Procura federale come giurisprudenza utile. Anche in quel caso abbiamo visto le immagini in maniera diversa, particolare, anche se sulle stesse, e così ha fatto per il Napoli. Poi quindi il parallelo c'è, come io se devo c'è fare una domanda. L'unica cosa è che con Zalaieta le immagini ingrandite meglio da voi di Canale 34 vedemmo la maglietta, ecco, scagionarono un giocatore del Napoli. C'è in una domanda caso, che a Grassani bisogna fare. Io voglio sapere da Grassani, unico testimone dentro la sala di udienza della Corte federale, della Procura federale, quando è stato discusso il ricorso, quelle immagini, che immagini erano? Erano gli stessi, ok, sì. Che significa diverse? Grassani ci deve dire che lavorate. Che significa? Può una procura federale lavorare delle immagini? Cioè, questa è la mia domanda. Può una procura federale fare l'effetto nebbia? Allora, l'effetto Grassani nebbia? Ha detto che le stesse immagini utilizzate nella trasmissione Controcampo, però proiettate in questa sorta di piccolo cinema, sala, TV, sì, che c'è presso la Procura federale sportiva. Evidenziavano questo che erano tridimensionali. Posso fare una prima osservazione? Sì. Abbiamo lasciato sta povera Francesca. Nel frattempo Francesca, siamo dei chiacchieroni, era no, volevo solo Massimo rispondere alla domanda che mi hai fatto sull'importanza delle due partite. La domanda era precisa, sono decisive, secondo me non lo sono.
Secondo me è decisiva quella col Villarreal, in quanto determina la nostra permanenza, certo, in Europa League. Per quanto riguarda invece contro il Milan, non penso, perché il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite, darebbe occhio però occhio al calendario del Milan, amici. No, io ho sentito dire delle cose del tipo: sono le due partite più importanti della stagione. No, sono importanti, ma potrebbero essercene di qui a maggio di ancora più importanti. Sì, poi il Milan dovrà affrontare il Palermo, la Juve, quindi no, l'importante è, anzi, io credo che sarà ancora più difficile per le grandi affrontare le squadre che si devono salvare e quindi che si chiudono a catenaccio, devono fare punti. Quindi l'importante è che il Napoli dia tutte le forze che, di cui dispone, e che non lasci nulla al caso. È brava Francesca. Grazie mille, grazie per grazie a te Francesca per aver chiamato. Buonasera. Ciambriello, voleva aggiungere qualcosa? No, io diciamo vengo dalla trasmissione Number Two e volevo sommessamente chiarire qui, perché c'è la possibilità, diciamo all'amico Auriemma, che c'è qualcosa nel suo ragionamento che non va. Ma lui non c'è. No, adesso io dico che cosa lì non ho potuto dire. Allora, il lunedì sono arrivate tutte le immagini, comprese quelle lavorate da guida al campionato. Ci hanno fatto due Pallas così tutta la domenica. Quindi non parliamo più solo di controcampo. La domenica, sommessamente l'ha ricordata anche Ivan Zazzaroni, queste immagini lavorate c'erano già di lunedì. Il Napoli ha chiesto la cassetta per poter fare il DVD, per poter fare il ricorso. Hanno consegnato al Napoli solo le immagini, le prime, sic et simpliciter di Sky. Quelle sulle quali ha basato quelle la sentenza. Quelle sulle quali anche, lo voglio dire per amor di verità, anche qualche commentatore di controcampo, anche, ha detto: ma qui non si vede bene. Anzi, l'ha detto lo stesso giudice lo stesso giorno, il pomeriggio, quando gestualità. Il lunedì ha detto: non ci sono di tutto e di più. Ma le immagini, la coltellata, il coltello, la pistola sul tavolo, il calibro P38 c'era già di lunedì. Ha sbagliato chi non l'ha usato subito, non consentendo quindi al Napoli una difesa completa su tutto, però già stava là questo lavorio. Il venerdì quindi la sorpresa da parte dell'avvocato. Ma chi ha fatto questo lavoro? Ma io per questo mi sono permesso di dire che, non facendo entrare adesso da quest'anno tutte le TV d'Italia, e ti sospendono, tu non puoi prendere le immagini, tutte le TV locali vanno allo stadio, non hanno più nemmeno il diritto per tre minuti. Sì, dallo scorso anno. Dallo scorso anno, questo impedisce comunque democraticamente di poter avere tramite una TV locale qualche immagine che può, come dire, in qualche circostanza essere se decisivo. Se succede un efferato omicidio. Però non mi dite, dice, l'unico è Sky che li consegna a Mediaset e li consegna alla Rai. Significa lo stesso padrone, per ci capire. Va bene? Allora attenzione, quando io cittadino, io TV locale, io Radio Marte, io Radio Padania, non riesco ad avere a disposizione anch'io tutte le immagini, così come l'hanno visto, diciamo, il regista di una trasmissione, non ho le attrezzature addirittura per poterle lavorare, e come ha detto giustamente, stavo dicendo il collega, un mezzo giornalista pubblicista, Ciccio Marolda, certe inquadrature, certi ingrandimenti deformano la verità. Allora un momento, io mi ricordo la propaganda, diciamo, mitica nazista: 100 volte tu dici una bugia, quella diventa una verità. Non lo so, si potrebbe discutere francamente per ora. Ma io parlo di metodo, vero, non di contenuto. È vero quello che dici tu, però è anche vero che è anacronistico prescindere da un discorso di esclusiva, perché alla fine Sky tira fuori tantissimi soldi, ma così come sì, Mediaset per quel che riguarda il digitale terrestre, che aiutano la giostra. È il prurito di qualche sempre TV locale che riprende per tre minuti. Lo so, mi rendo conto, però la strada intrapresa è quella. Ma non va bene, il monopolio dà sempre fastidio, confrate. Perciò cade
cadono sempre i regimi, le dittature, prima o dopo anche Samuele, nel calcio. Vogliamo fare parlare alla gente, scusa, non prima di far parlare la gente, però anche perché dobbiamo mandarlo, comincia a parlare, dobbiamo assolutamente mandarlo prima della mezzanotte. Vi abbiamo parlato prima, no, di questo filmato, tra l'altro è molto breve, anche per cambiare, per voltare pagine, ritorniamo e ritornare quindi alla passione, alla voglia. Anche ieri il San Paolo è stato commovente nel spingere la squadra verso questa vittoria e questo sogno, no? Questa settimana bellissima. Dopo il rigore mancato, applausi. Immaginate se le cose ieri non fossero andate per il verso giusto, veramente avremmo vissuto una settimana in modo molto diverso. Vi parlavo di una passione di un padre che si chiama Gennaro Bellarosa, che ha filmato suo figlio che ha appena 2 anni e mezzo, che si chiama Antonio. Vedrete, non vi anticipo nulla. Tra l'altro, però, prima di annunciarvelo, questo filmato lo potete trovare sia su Facebook che su YouTube. Tra l'altro, il direttore di Calcio Napoli 24, Salvio Passante, ci ha scritto un bellissimo articolo, ha ripreso appunto questo filmato. Guardate qui il piccolo Antonio, 2 anni e pochi mesi. Andrea? Tassana. Marek? Afik. Poscio? Avatti. Edison? Cavani. A panchina. Gennaro? Detto. Luigi? Reale. Giuseppe? Sosa. Assam? Vita. Camillo? Domenica. Victor? Uit. Giuseppe? Reale. Giuseppe? Boccata. E come si chiama la truppa del Napoli? Boccati. Bravo. E colore della maglia del Napoli? Il colore? Colore della maglia del Napoli. E se ne ha babbo, in Napoli che cosa ha dato la Juve? 3? 2 poppette. 3 poppette. E alla Roma? Boh. 2? 3 poppette. 2 poppette. Dammi 5. Ogli. Bravo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Un bacetto a tutti. Fantastico, fantastico il piccolo Antonio, 2 anni e mezzo. Noi il papà che ha pubblicato questo video, ha realizzato lo stesso Gennaro, ce l'abbiamo in diretta. Gennaro! Ciao, buonasera a tutti. Ciao, complimenti davvero a un figlio bellissimo, tifosissimo, proprio come sognavi tu, veramente complimenti. Grazie, 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 grazie. E non fa il maestro questo, no? Non fa il professore. No, immagino di no, Gennaro. No, no, assolutamente. Io lavoro alla Magnè di Marelli a Napoli. Quanto ci ha messo per imparare i nomi? Poi i bambini hanno una recettività proprio immediata, quindi ti lascio immaginare, bellissimo, lo spettacolo. Sì, no, vi dico che è iniziato tutto come un gioco, no? Inizialmente si parlava solo di Amsi, Clavezzi, Cavani, allora lui man mano ha percepito questa cosa, anche perché vedendo noi, vedendo vedere la partita, ma pure la panchina gli hai fatto imparare, sì, tutti, sì, sì, anche sì. Ruiz, l'ultimo arrivato, sì, Ruiz Mascara, Ruiz lui può prendere tutto, anche se gli diciamo in modo spasso, lui comunque ricorda lo stesso, e quindi è una cosa ancora più bella, insomma. Bellissimo, veramente complimenti, io ribadisco, ci ha dedicato un bellissimo servizio il collega, il direttore di calcionapoli24.it al piccolo Antonio, alla passione del papà Gennaro. Gennaro, approfittiamo, insomma, che settimana è? Villarreal, poi a casa del diavolo, sempre sto Milan in mezzo, Gianluca, quando... lo so, ma la cosa importante è che siamo ritornati, no, a fare una cosa del genere, cioè riparlarne è già sintomo e significativo di un... c'è notizia. Già è notizia. Dovevamo prima parlare ogni tanto della trasferta che c'era ad Empoli o a Siena o che ne so, da qualche altra, invece andiamo a parlare della partita Scudetto a Milano. Ragazzi, ero allo stadio Napoli Cittadella, Serie C come la mamma, adesso ci troviamo Villarreal alla Napoli, perciò, cioè, è una sensazione bellissima, secondo posto, insomma. Che vogliamo di più, dai ragazzi, non possiamo, esatto, lamentarci, dai. Gennaro, grazie, ancora complimenti. Volevo cogliere l'occasione, scusatemi, posso? Vai, vai. Sì, volevo ringraziare tutti gli amici di Facebook che hanno commentato mio figlio, davvero mi hanno fatto emozionare.
e ringrazio tutti. In tra l'altro Gennaro Bellarosa su Facebook si chiama in modo diverso, Gennaro, sì, ricordiamo. Sì, Jenny Cuore Azzurro. Jenny Cuore Azzurro. Strano, insomma, come mai questa lunga. Come ti è venuto questa? Beh, guarda, chissà come mai. Come si chiama questo ragazzo? Gennaro. Il bambino si chiama Antonio. Antonio. Ciao Gennaro, grazie. Grazie ragazzi, buona serata, forza Napoli. Ciao. Tra l'altro il piccolo Antonio sa la formazione, anche la panchina a memoria del Napoli con i nomi di tutti i calciatori, secondo me Ciambriello no. Lui conosce uno in particolare, quello di José Sosa, sì. Quello lo conosce. Quello che segnava gli ultimi minuti. Ma invece non no, ha giocato no, il no, ma tu parli no, del Pampa. Pampa. Non confondiamo. Sosa, quello che gioca mo. Guarda, è una cosa. Come ti è sembrata la sua performance? È una cosa, una sola. No, è lento. È lento. È lento.